Mazda si affaccia nel mondo del tuning proponendo per i propri clienti un kit estetico per la Mazda 3. All'anteriore troviamo questo splitter che prosegue lungo il profilo del paraurti e risale lateralmente. Proseguendo lateralmente troviamo cerchi bruniti da 18 pollici, calotte nero brillante degli specchietti retrovisori, mini gonne laterali, alettoncino superiore e un diffusore al posteriore. Mazda anche sulla 3 introduce la tecnologia SkyActiv, tecnologia che troviamo applicata a motori, cambi, carrozzeria e telaio. L'unità propulsiva che vi piace la nostra Mazda 3 è il cosiddetto SkyActiv D, un propulsore diesel 2.2 litri, 150 cavalli, 380 Nm di coppia. Questo propulsore è dotato di sistema di turbina a doppio stadio sequenziale. È il primo al mondo con un rapporto di compressione basso, ovvero 14:1. Questo ha consentito agli ingegneri Mazda di limitare di molto la produzione di inquinanti, i cosiddetti NOx. Il rapporto di compressione basso diminuisce inoltre le temperature di esercizio. È stato possibile adottare un blocco motore in alluminio, albero e pistoni più leggeri, risparmiando così ben 25 kg. La Mazda 3 è il terzo modello della casa di Hiroshima ad adottare il Kodo Design. Questo design trae ispirazione dal regno animale, in particolare dal dinamismo e dal portamento dei predatori. Lo ritroviamo applicato alla carrozzeria muscolosa, caratterizzata da linee morbide e fluide, da cui traspare tutta la grinta e l'eleganza della vettura. La cilindrata maggiorata, unita al turbo compressore a doppio stadio, forniscono coppia elevata anche a bassi giri, utile per affrontare al meglio le salite. Per esempio ora siamo in quarta, ci mettiamo a 1000 giri e proviamo la ripresa. 1500, 2000, senza problemi. La posizione di guida molto buona è accompagnata dalla sportiva corsa corta della leva del cambio. Nell'abitacolo troviamo materiali di qualità, ben fatti e ben assemblati. Domina sulla plancia lo schermo da 7 pollici del navigatore, che troviamo di serie sull'allestimento top denominato Exceed. Era da tempo che a Mazda mancava un sistema di infotainment evoluto. Sulla Mazda 3 introduce questo nuovo sistema chiamato MZD Connect. Consta di uno schermo da 7 pollici touchscreen che si può comandare anche con la voce. Un esempio: indicare un comando, impostazioni, oppure tramite rotella al centro della console, definita Commander. Ci si muove con estrema facilità tra i vari menu. Abbiamo infatti il comando della radio, il telefono, navigatore e le impostazioni. Vi è presente anche un'applicazione che ci mostra il consumo del carburante e quante volte è entrato lo start and stop. Posizionato all'altezza del guidatore, troviamo il sistema Active Driving Display, ovvero l'EDAP Display, una caratteristica unica di Mazda 3. Questo schermo indica le informazioni essenziali per la guida. Troviamo infatti visualizzata la velocità, le indicazioni per la navigazione e lo stato dei sistemi di sicurezza attiva, definiti Eye Active Sense. Ma è sul misto che la Mazda 3 dà il meglio di sé.